Pronti? Dottore? Jack? La magia del cinema, fatta di luci e d'ombre, nasce con la fotografia e da essa non si è più separata. Anzi, è diventata supporto imprescindibile, necessaria alla macchina cinema. Così, sin dagli anni 30, la foto di scena e i loro fotografi diventano ingranaggi essenziali alla buona riuscita di un film. Uno dei suoi alfieri è Mario Tursi, classe 29. Tursi attraversa 50 anni di cinema italiano fotografando i set dei più importanti registi italiani e stranieri, tra cui Visconti, Pasolini, Buñuel, Scorsese, Petri, Polanski, Cavani, Tornatore. 11. Essendo figlio di fotografi, non avrei potuto fare altro. Sono nato in una bacinella fotografica, ecco, per cui la strada era tracciata. Fino agli anni 60, la foto di scena era un fotogramma del film. Stesso punto macchina, stessa focale, stesse luci, attori statici in attesa dello scatto. 50 scatti dovevano raccontare il film ed insieme alla sceneggiatura costituivano la fotobusta che serviva a venderlo. Non c'era la possibilità di fare delle copie del film e quindi la fotobusta dava una prima idea a chi era interessato del contenuto del film. Oggi non serve più vendere il film con le fotografie. Oggi il fotografo viene preso a rate. Vieni oggi, poi vieni tra un mese perché c'è quell'altra scena. Nel dopoguerra, con il neorealismo, interviene una seconda generazione di fotografi che arrivano dalla cronaca. Mario Tursi è uno di loro. Da questo momento il si gira serviva non solo a restituire il senso del film, ma soprattutto i rapporti che si creavano durante la lavorazione. E Tursi sapeva mostrare molto bene il grande sogno del cinema attraverso l'occhio di chi sa guardare e ascoltare le emozioni di una troupe. Il si gira nasce proprio così, come documentazione molto spicciola. Cominciavano i giornali a interessarsi come si allestivano le scene, degli arredatori, degli scenografi. È in occasione di uno special sulla messa in scena del Giardino dei Ciliegi di Chekhov da parte di Visconti che Tursi si fa notare dal grande regista, che lo apprezza subito per la sua discrezione, velocità e capacità professionale. Io sono stato, credo, uno dei primi a lavorare sul set con 35 mm, quasi uno scandalo, insomma. E così Visconti gli proporrà di seguire la lavorazione di Vaghe stelle dell'Orsa, sostituendo da questo momento in poi Paul Ronald, fino ad allora suo fotografo di scena, e spiegandogli chiaramente che cosa pretendesse. Io lo faccio così il film, faccio queste inquadrature e tu me le devi fare, perché il film è mio e lo vedo in una certa maniera, hai capito? Basta, e questo è stato il primo scontro, diciamo così, incontro-scontro. Poi ho fatto quello che ho voluto, insomma. Vaghe stelle dell'Orsa, dramma intimista e decadente, incentrato sui morbosi legami familiari di una casata toscana, vinse il Leone d'Oro nel 65. Visconti rimase molto soddisfatto dal lavoro di Tursi. Dopo qualche tempo mi hanno proposto di fare la Grande Idea. Ci fu appunto questa scena d'incesto tra madre e figlio, no? Ingrid Tulin non voleva che si facessero fotografie. E allora io lo dissi a Visconti, che devo fare? Ha ragione la signora, non le fai. Vabbè, non le faccio. Poi ci ho ripensato, ho detto, ma io le faccio. Misi un 300 e mi nascosi e feci tutta la scena. Quando poi consegnai le fotografie dopo qualche giorno, lui guardò tutto e mi disse, ma e la scena del letto dell'incesto che e non l'ho fatta, no? Mi avete cacciato fuori dal teatro addirittura, non ho mai fatto le foto di quella scena. L'ho fatta ma non l'ho fatta, insomma, decida lei se l'ho fatta. Sì, l'hai fatta. E infatti poi sono quelle che sono andate sui manifesti, ci hanno fatto tutto con quelle fotografie. La caduta degli dèi è ancora oggi un potente affresco della Germania all'avvento del nazismo, in cui la tragedia di una famiglia divorata dalla sete di potere e dal sangue simboleggia ed esemplifica la dissoluzione di una società che non distingue più il bene dal male. Tursi seguirà ancora Visconti in uno dei suoi ultimi capolavori. Ludwig è l'ultima fatica che ha fatto Visconti prima della sua malattia.
erano i primi collarini. Lei tutta vestita, tutta chiusa, eccetera, eccetera, con il microfono infilato dentro. A un certo momento c'era il fonico, che era un certo Vittorio Trentino, uno dei vecchi fonici, stava in cuffia così, faceva tutti i sobbalzi. Mi sconti, ma che cosa c'è Vittorio? E sento dei rumori, c'è un animale da qualche parte, era torinese. Insomma, tutti a cercare la ragione di questa cosa. Evidentemente Romy aveva bevuto un pochino anche per scaldarsi un po' e mangiato, e lo stomaco faceva e col microfono poggiato sopra. Nel 69 Tursi ebbe l'occasione di lavorare con un altro grande regista, spesso controverso, osannato, dibattuto, Pasolini. È durante la lavorazione di Medea che Tursi ne apprezza la sua umanità. Ma ciò che ricorda maggiormente è la fatica dei set. Le location erano una cosa da far drizzare i capelli a un calvo. Pasolini camminava, era un camminatore, era un igienista, lui latte, frutta e chilometri tanti. Immaginate una distesa desertica vista d'occhio. Un piccolo cucuzzolo lontano all'orizzonte. A un certo momento diceva macchina lassù. Macchina lassù significava fare 2 o 3 chilometri a piedi, affardellati, cavalletti, macchine da presa, eccetera, eccetera. Diceva, siete stanchi? Beh, certo. Beh, vabbè, vi riposate stanotte. Dormite e domattina si ricomincia. Ciao, e se ne andava. Da soli. Un tuo compagno ti ha accusato. Dalla galera non si esce, dottori. Petri, per indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, vinse l'Oscar in America come miglior film straniero. E con Petri si lavorava molto, molto bene. Sono estremamente schietta, sincero. Ogni tanto bisogna andare a fare delle scritte sediziose sui muri, allora si correva sempre il rischio che bloccassero il film. Avevamo continuamente la polizia alle calcagna quando si girava in esterno. Permessi per girare non c'erano quasi mai, ma soprattutto non c'era il permesso di girare cose contro la polizia. E la sera quando ci si salutava che si andava via si diceva che anche oggi ci è andata bene. Un'altra caratteristica di Tursi è stata la curiosità e la capacità di confrontarsi con i nuovi autori italiani, adattandosi ad un cinema sicuramente più povero rispetto alla grandezza dei set viscontiani. E così Tursi diventa il fotografo di riferimento per quasi tutti i film di Massimo Troisi e di Benigni. Non ci resta che piangere, quella è stata una risata generale, dal primo giorno all'ultimo giorno di lavorazione. Massimo dell'improvvisazione, poi. Loro si chiudevano in roulotte la mattina, con la disperazione del produttore fuori che camminava come un lupo avanti e indietro, e se non erano le 11, 11 e mezzo, mezzogiorno pure, non uscivano. E anche mentre giravano cambiavano ancora quello che avevano deciso, insomma era la rivoluzione. Ehi! Hey! Chi siete? Ma vaffanculo! Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! La famosa lettera al Savonarola, è stato un poema. Un poema perché la scrivevano, si guardavano. I tuoi peccatori di prima, con la faccia dove sappiamo. E questo è durato 3 giorni di girato. L'ultima fatica, degna conclusione di una grande carriera, è stata la lavorazione nel set di Gangs of New York, di Scorsese, in cui Tursi era l'unico fotografo ammesso sul set. È un film di prestigio. Scorsese, cioè Scorsese, via. Dovesse essere a chiusura della mia carriera, sarebbe già una bella chiusura. Tursi avrebbe ancora molto da raccontare sulle sue esperienze, con Liliana Cavani sul set di Portiere di Notte, o con Louis Buñuel su Tristana, e con molti altri ancora. Strano mestiere, quello del fotografo di scena. Lavora sul set di un film, ma del suo lavoro sembra che non resti traccia nel film stesso. La fotografia, diciamo che è una memoria storica, insomma. Ogni giorno che passa e vale sempre di più. Tra 50 anni, 100 anni, le foto di Visconti saranno sempre valide.